Ragazzi, ci sono molti indizi che porterebbero a pensare che sta per arrivare un adpocalypse su Twitch. Che cosa significa e perché? Ne parliamo dopo la sigla. Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming. Allora, vlog un pochettino estemporaneo per parlare di cose che normalmente non tratto, ma siccome le seguo, questo tipo di cose, perché mi interessa, perché sono sulla piattaforma e perché mi piace tenermi informato sulle evoluzioni, le cose, perché interessa anche me, dopo tutto, bene, voglio parlarvi questa volta di una cosa un pochettino differente. Ovvero, io credo che stia per arrivare. Possibilmente, cioè non è sicuro, probabilmente una sorta di adpocalypse su Twitch. Che cos'è un adpocalypse? È una cosa simile a quella che è capitata su YouTube un pochettino di tempo fa. Andiamo con ordine. Qualche tempo fa su YouTube, per colpa di, come dire, di giornalisti diversamente abili, diciamo così, molti brand si ritirarono di prepotenza dalla piattaforma, ritirando gli investimenti pubblicitari perché avevano capito che le loro pubblicità stavano finendo anche su video su cui, diciamo, i brand non erano molto felici che finisse il loro marchio, ok? Dal loro punto di vista avevano anche ragione, quindi c'era un fondamento su questo. C'è stato un fuggi-fuggi generale e YouTube ha impiegato molto denaro, molte risorse e anche parecchio tempo a farli tornare sulla piattaforma implementando tutta una nuova serie di algoritmi, pratiche, eccetera, che hanno portato però a delle grosse difficoltà per tanti YouTuber. All'epoca, me lo ricordo bene, avevo ancora un canale piccolissimo e neanche monetizzato, se vogliamo, quasi, veramente pochi spicci e... Però mi ricordo che l'ho vissuta anch'io, questa cosa qui, nel mio microscopico, un piccolo mondo. Ma tanti altri ne hanno patito davvero le conseguenze e hanno visto i loro ricavi diminuire di qualcosa tipo il 70%. Temo che stia per succedere una cosa simile a Twitch. Come mai? Beh, perché recentemente ci sono stati dei trend, diciamo così, su Twitch che hanno... diciamo, visto delle cose che su Twitch effettivamente sarebbero tecnicamente non esattamente permesse da termini di servizio, ovvero una certa, diciamo, vaghissima allusione a contenuti un pochettino, diciamo, sessuali, vogliamo dire così? Nella fattispecie, sapete che cos'è Hot Tub Meta? Ecco. Sostanzialmente è una serie di ragazze che posano, posano, praticamente è la parola giusta, sono in una vasca gonfiabile d'acqua, in bikini, e sono ragazze che, voglio dire, il Dio Padre gli ha donato delle caratteristiche tali per cui alla nascita hanno tirato un dado da 20 e gli è uscito 20, a 19 a essere sfigati, e quindi, insomma, a quanto pare sono state gradite queste cose. Chissà come mai, vero? Perché non è difficile, cioè è così difficile capire il come mai. E beh, hanno avuto un discreto successo. Dopodiché questo trend è stato un pochettino confinato da Twitch con una decisione piuttosto controversa di renderlo una categoria a parte invece di bannare a rotta di collo. E adesso c'è un nuovo trend che, diciamo, è entrato nella categoria ASMR. Questo invece non ve lo posso mostrare perché ho sinceramente paura che YouTube mi canni il video, perché mostrarvi una cosa del genere è perfino peggio di quella che vi ho appena mostrato. Ma diciamo così, immaginatevi una ragazza in leggings estremamente aderenti, una ragazza con forme, diciamo, alquanto adeguate, inquadrata proprio di culo, che ogni sub che riceve lecca il microfono per una trentina di secondi. Niente di neanche lontanamente allusivo, ovviamente, giusto? Questo è il meta attuale e la notizia è che Amorant, IndieFox e altre streamer sono state bannate. Per la cronaca, a quanto pare sono state bannate soltanto per 3 giorni, il che la dice lunga su tutta l'ipocrisia di questa faccenda, ma adesso ci arriviamo.
E in sostanza che cosa è capitato? Che adesso a quanto pare Twitch sta ponendo dei rimedi ipocriti secondo me, e ripeto, adesso ci arriviamo. Però la cosa sta andando avanti e già alcuni risultati, per così dire, Twitch li sta ottenendo. Ovvero, a quanto pare, questa cosa sta causando già ora il ritiro di alcuni brand da Twitch che in questo momento storico, di fatto, non vogliono investire su Twitch con le loro pubblicità e non vogliono lavorare con degli streamer prevalentemente di Twitch, proprio perché si è venuto a sapere che ci sono tutte queste ragazze che svestite che stanno sulla piattaforma e i brand non si vogliono associare a questa roba qui. Cosa già vista con YouTube, ragazzi, quindi non è niente di nuovo. Il problema è che a sto giro Twitch, però, io credo che sia un po' più nei guai rispetto a YouTube. E adesso vi spiego perché. Facciamo una parentesi prima. Tutta questa faccenda. Non vorrei dare l'impressione che io condanni queste cose. Cioè, nel senso, per come la vedo io, sono piuttosto libertario da questo punto di vista. Se ci sono queste ragazze che sono particolarmente belle, formose e attraggono, ragazzi, dal mio punto di vista, non dico che facciano bene, ma se fossi nata così, probabilmente l'avrei fatto anch'io. Che cosa voglio dire? Che utilizzano quello che hanno, ragazzi. E le allusioni sessuali e questo tipo di cose hanno sempre fatto parte, non dico di questo tipo di intrattenimento, ma della fottuta storia dell'umanità. Il sesso vende, il sesso ha sempre venduto, le allusioni hanno sempre interessato moltissime persone e cose del genere saranno sempre seguite per motivi facilmente comprensibili, e quindi io credo che sia semplicemente lo stato delle cose e non mi sento assolutamente di condannare queste ragazze che fanno quello che fanno. Qual è il problema però? È che Twitch avrebbe di fatto una regola secondo cui questo tipo di cose non sono permesse sulla piattaforma. E però curiosamente Twitch si è comportata in maniera negli anni passati molto molto censoria nei confronti di certi contenuti, lasciando inspiegabilmente passare contenuti come quelli che abbiamo visto. E questo come mai? Avete idea di quanti soldi gli portano queste streamer a Twitch? Quindi il problema secondo me è di fatto questo. Twitch io credo che abbia bisogno di risultare credibile ai brand, anzi senza credo, questo è evidente ed è evidente per praticamente qualsiasi azienda che si rispetti al giorno d'oggi, cercare di non associarsi a dei contenuti sessualmente allusivi, giusto? E quindi, insomma, o perlomeno se vuole farlo, è nelle sue pubblicità e in una maniera che l'azienda decide. Associarsi a questa roba qui non è un granché, scusate, e soprattutto dovete considerare un fatto, è che vi piaccia o no, Twitch è pieno di bambini o di ragazzini piuttosto piccoli, che ovviamente se vi mettete nei panni di un 12enne maschio non vedono l'ora di vedere una cosa del genere, ovviamente, e tornando al me 12enne mi sarebbero usciti gli occhi dalle orbite, ma i miei erano altri tempi, per così dire, ok? Non c'erano queste cose, ma vi garantisco che se ci fossero state io le avrei guardate, come se provo a ripensare al me 12enne, quindi neanche questo deve particolarmente sorprenderci, ma questo non vuol dire però che sia giusto, no? Perché si tratta di ragazzini e si sa come i ragazzini si comportano, ma quando cominciano a essere dei bambini un pochettino più piccoli, ecco, lì qualche problema sorge. Certo, uno potrebbe dire, perché diavolo stanno guardando Twitch dei bambini così piccoli? Ma è una domanda che resterà senza risposta, perché a quanto pare dire ai genitori di controllare i bambini che non dovrebbero guardarle queste cose è lesivo dell'indipendenza di qualcuno e soprattutto è lesivo nei confronti delle compagnie che dicono di voler proteggere i minori, ma poi alla fine sanno benissimo che è pieno di bambini nelle loro piattaforme e non gliene frega niente di questa cosa qui. Parliamoci chiaramente, ok? Quindi la situazione è più o meno questa. È veramente una cornucopia di ipocrisia da ogni punto di vista possibile e immaginabile. E quando girano così tanti soldi, ragazzi, è inevitabile che da certi punti di vista anche lo sia, ok? E neanche questa cosa deve sorprenderci più di tanto. Però qual è il punto? È che se YouTube ha fatto dei grandissimi investimenti per rientrare da questa cosa e ristabilire una sorta di fiducia rispetto ai brand pubblicitari, e facendo sì che sempre di più
passo dopo passo, e la cosa è ancora in corso, e anzi l'algoritmo è recentemente stato aggiornato, e per i creator, e io lo so perché ci navigo tutti i giorni, sempre di più arrivano delle nuove linee guida, delle nuove cose che puoi fare, e sono tutte a beneficio del buon rapporto tra le inserzioni pubblicitarie e il targeting che queste aziende vogliono avere, e consentirgli di avere un targeting adeguato e quindi far salire di valore gli spazi pubblicitari, che così YouTube guadagna di più e di riflesso in parte anche i creator, e tutti sono contenti. Bene, in questa cosa più o meno, perché non è che sia proprio così idilliaca al momento neanche su YouTube, ma su Twitch questa cosa è agli inizi. Recentemente c'è stato tutto quanto il problema con i diritti musicali, che l'industria discografica si è svegliata e ha detto: ah, è pieno di nostre canzoni sulle live di Twitch. Facciamo un sacco di rivendicazioni di copyright di botto, così. Ed è un'altra di quelle cose che su Twitch in realtà c'è sempre stata. Cioè, la musica coperta copyright, eccetera, ma c'era un sostanziale vivi e lascia vivere. E qui è più o meno la stessa cosa, solo che considerate questo. YouTube è una piattaforma principalmente di video caricati e che le persone possono guardare quando vogliono. Twitch è tutto live, cioè ci sono i VOD, cioè le live che possono essere riguardate dopo, ci sono i contenuti in evidenza, ma di base Twitch è al 90% live streaming, cioè cose che avvengono in diretta. Controllare questo tipo di cose in diretta è incredibilmente difficile, ragazzi, molto più rispetto a YouTube. E onestamente, da una piattaforma che nel 2021 non ha ancora la possibilità per tutti di cambiare la qualità delle live quando si vedono, giusto Twitch, e che ancora appunto non ha questo tipo di possibilità perché evidentemente non ha gli strumenti necessari per consentire questa cosa a tutti, secondo voi può fare lo stesso investimento che ha fatto YouTube? Onestamente, ragazzi, io ne dubito un po', ed è per questo che sono un pochettino perplesso su che cosa succederà adesso e sul tipo di cose che Twitch metterà in atto per cercare di frenare questa cosa qui. Perché o arriva una serie di chiuse proprio terrificanti, ben a pioggia di questo tipo di contenuti, e Twitch in sostanza cala la mannaia facendo centinaia, migliaia di ban tutti quanti insieme e ripulendo, facendo una purga della piattaforma da queste cose e ripromettendosi di controllarle molto più severamente in futuro, e però perderà tantissimi soldi di questo tipo di contenuti che sono tra i più visti di Twitch, perché è così, ormai lo sappiamo tutti, oppure non credo che gli riuscirà tantissimo di trovare questo equilibrio che YouTube, con tanti soldi, tanto tempo, tanta fatica e tanti errori, è riuscito a raggiungere con le aziende. Con Twitch mi pare un pochettino più difficile la cosa, quindi onestamente io non so come andrà a finire. Ovviamente non sono neanche sicuro che poi questa adpocalypse arriverà veramente. Potrebbe essere una cosa più ridotta, potrebbe essere una cosa più graduale, non una cosa esplosiva, estemporanea e immediata come è accaduto con YouTube. Potrebbe anche non succedere affatto, non lo so ragazzi, sto ipotizzando, ma dati i precedenti ci sarebbero tutti gli elementi per dire che una cosa del genere potrebbe stare per arrivare. Diciamo che la cosa che fa veramente la differenza in questi casi, io temo che sia l'arrivo di una meravigliosa inchiesta da parte di qualche media tradizionale, di qualche giornale o di qualche pubblicazione, eccetera, che fa un lunghissimo articolo su quanto queste cose siano tossiche, su guardate un po' che cosa guardano i vostri bambini su Twitch e questo genere di cose qui. Non so se mi spiego, no? Tipo quello che ha fatto il Wall Street Journal con PewDiePie all'epoca, ovviamente senza nessun interesse a riguardo. E per la cronaca è stata esattamente la cosa che mi ricordo che ha decisamente fatto scattare in me la molla definitiva per detestare il giornalismo moderno, se proprio devo dirla tutta, ma questa è un'altra questione. E io temo che se arriva una cosa del genere, arriveranno i guai seri per Twitch. Se invece questo tipo di cosa così d'impatto non dovesse arrivare, Twitch ha la possibilità di vivere una transizione un pochettino più morbida. Però io credo che debba uscire da questo limbo, perché non può avere, come si dice, la botte piena e la moglie ubriaca. O decide di consentire queste cose sulla piattaforma, ma poi i brand se ne vanno,
oppure decide di essere molto più rigoroso, ma perde i soldi di e tutti i guadagni di chi stava guardando esattamente questo tipo di contenuti apposta. È una situazione un pochettino particolare, ragazzi, devo dire. Non so dirvi come che cosa succederà poi nella pratica, non so quale decisione prenderà Twitch. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nella sezione commenti, d'accordo? Direi che è tutto per questo video, spero che vi sia piaciuto, sono una serie di ragionamenti che ho voluto fare perché un pochettino la cosa mi interessa, come vi ho detto, non tanto per le hot tub streamer, per carità, benedette figliole, voglio dire, ok, però non sono il tipo a guardare questo tipo di contenuti, sinceramente non me ne frega niente, ragazzi. Ma mi interessava, come spero abbiate capito dal vlog, parlare un pochettino di quello che ci sta intorno, del motivo per cui scappano fuori queste cose e di cercare, se vogliamo, di capire un pochettino dove queste cose forse porteranno, d'accordo? Fatemi sapere che cosa ne pensate, ragazzi. Grazie a tutti per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo e come sempre, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch. Per la cronaca, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram, Telegram e Discord, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti i miei vlog. A presto!